Luca, un gol forse sicuramente non tra i più belli della tua carriera, quello di oggi, però sia per il Ligona che per te possono rappresentare veramente un nuovo inizio. Siete stati molto pazienti oggi, non era facile perché insomma l'Albenga arrivava da un momento veramente ottimo, però si incominciano a intravedere scampoli di quel Ligona che magari Mister Lunardon vuole. Sì, siamo contentissimi. L'Albenga sapevamo che era una squadra assolutamente in forma e molto forte, però siamo stati molto bravi a tenerla viva fino all'ultimo, a crederci con tutte le nostre forze fino all'ultimo. Avevamo bisogno di sbloccarci mentalmente perché le prestazioni le abbiamo sempre fatte e sicuramente meritavamo qualche punto in più. Avevamo bisogno di probabilmente una vittoria così per ritrovare entusiasmo e diciamo credere e fiducia, sia a livello personale perché ovviamente anch'io sono contento di aver fatto gol, di essermi sbloccato, anche se in un modo particolare, ma è stata una bella emozione, ma soprattutto per la vittoria che appunto ci meritavamo ampiamente. Com'è l'umore in casa Ligora? Immagino altissimo dopo la vittoria di oggi. Forse bisogna ancora fare dei passi avanti in termini di conclusione a rete. Avete tenuto spesso palla, facendo vedere anche delle discrete trame. Poi però arrivati al dunque fate ancora un po' di fatica. E questo è lo step in più per poter vincere anche senza soffrire così tanto. No, come ho detto prima, avevamo bisogno di sbloccarci mentalmente, secondo me, perché abbiamo dei valori importanti, abbiamo fatto un lavoro molto importante in questi 3 mesi e quindi nonostante i risultati negativi, in realtà in squadra abbiamo sempre avuto un buon entusiasmo perché vedevamo che comunque lavoravamo bene e c'eravamo. Adesso è arrivata la vittoria, e stasera festeggiamo, poi giocando mercoledì dobbiamo subito portare in campo questo entusiasmo e questa probabilmente convinzione di poter vincere, di poter segnare che abbiamo acquisito negli ultimi minuti. Quindi questo deve essere un inizio di un bel percorso, però adesso festeggiamo oggi, poi da domani si pensa subito alla Fezzanese.